Prima di proseguire con il video, ricordati di iscriverti al canale ed attivare la campanella per le notifiche. Grazie! Ai lettori di gossip e amanti delle notizie, mettete da parte le storie di celebrità per un momento, perché la madre natura sta facendo la sua mossa in Italia e non è carina. L'Emilia-Romagna, la regione nota per i suoi paesaggi meravigliosi, sta affrontando un tempo davvero burrascoso, con frane incombenti e l'eco dell'alluvione che ancora rimbomba. I danni sono significativi e, con un'occhiataccia al cielo, possiamo solo sperare che la situazione migliori. Ma aspetta! Ciò che è un fastidio per l'Emilia-Romagna è un avviso per la Lombardia. I tamburi del maltempo rullano e si preparano per un concerto atmosferico a Milano. La regione ha già emesso un'allerta meteo gialla in previsione di temporali a partire dal pomeriggio. Ma cosa sta succedendo? Bene, una goccia fredda dalla Danimarca sta viaggiando verso le Alpi occidentali italiane, portando con sé un clima non proprio confortante. Questo significa che Milano e la Lombardia sono in attesa di un bel po' di pioggia e vento. Gli esperti della meteorologia stanno osservando la situazione e si preparano per l'inevitabile. Temporali violenti, grandine gigantesca e, oh mio Dio, persino tornado potrebbero essere all'orizzonte. Quindi, cosa ci riserva il futuro? Giovedì 25. Milano e il resto della Lombardia si sveglieranno con un cielo nuvoloso e il maltempo continuerà durante il weekend, quindi niente picnic, mi dispiace. Le temperature non saranno estreme, ma con 26-27 gradi, è tutto meno che una giornata soleggiata a fine maggio.